Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi in questo incontro di Festival Letteratura col professor Roberto Danovaro. Io sono Sara e con noi c'è anche Matteo, noi siamo diciamo, membri di Extemporanea, una piccola comunità di ricercatori che da qualche anno organizza Science Ground, un'iniziativa di Festival Letteratura per parlare di scienza. Con noi ospite oggi c'è il professor Danovaro, che è un professore ordinario all'Università Politecnica delle Marche, oltre che presidente della Fondazione Zoologica Anton Dorn, che si occupa di monitorare e studiare i sistemi acquatici. È una delle insomma, voci più autorevoli in ecologia marina e siamo molto, molto contenti che abbia accettato di chiacchierare con noi. Giusto per dare una breve introduzione su che cos'è Science Ground in due parole, è una, diciamo, comunità di ricercatori che da qualche anno all'interno di Festival Letteratura si occupa di scienza. Ogni anno partiamo da una parola chiave, che quest'anno è ecosistemi, per cercare di portare un po' di complessità nella comunicazione della scienza fuori dall'accademia. Quindi in qualche modo c'è un po' questo spirito come comune denominatore delle varie edizioni e un po' anche interrogarci in maniera critica sul rapporto fra scienza e società e sulle, diciamo, costruzioni sociali all'interno della comunità scientifica. Allora, come dicevo, quest'anno il tema è ecosistemi ed è il motivo per cui abbiamo invitato il professor Danovaro. Per rompere il ghiaccio, una delle prime domande che mi è venuta guardando gli articoli più recenti che il professor Danovaro ha pubblicato è mi sono incuriosita la presenza preponderante del tema microbi, che guarda caso era un po' il tema, era la parola chiave che noi avevamo scelto l'anno scorso e su cui abbiamo costruito diversi percorsi. Al tempo non abbiamo parlato di cambiamenti climatici, abbiamo aperto più su temi di salute, di medicina. Ma io forse ingenuamente non mi aspettavo di ritrovare i microbi anche in articoli che si occupano dei cambiamenti climatici. Quindi una prima domanda è, diciamo, in un articolo recente, del 2019, che suona proprio come, cioè il titolo traducendolo suona un po' come avvertimento degli scienziati all'umanità, poi mi corregga il professor Danovaro se mal interpreto, diciamo, vuole proprio puntare l'attenzione sul ruolo cruciale dei microbi all'interno dei cambiamenti climatici e un po' il j'accuse, o comunque la tesi è che siano stati trascurati, almeno nell'approccio dominante all'ecologia, mentre non dovrebbero, anzi è urgente porsi interrogativi anche sul rapporto bilaterale tra cambiamenti climatici e microbi. Allora, la mia domanda è: allora, dall'articolo si capisce che ne sappiamo pochi, ne sappiamo gran poco di questo rapporto ambivalente. Il professor Danomaro si riferisce ai microbi come a la maggioranza invisibile della biomassa marina di cui ci si è occupato troppo poco. Allora, se ci vuole raccontare un po' cos'è quel poco che sappiamo e anche quali sono le sfide nel voler incorporare nella nostra visione ecosistemica i microbi? E in secondo luogo, perché ne sappiamo così poco? Cioè, è un motivo, è un problema tecnico? Ci mancano gli strumenti per quantificare, per parametrizzare un certo tipo di interazioni? O è un motivo di altra natura, anche storico, volendo? Grazie. Beh, intanto grazie a voi per l'invito, è un vero piacere essere qua e poter, diciamo, chiacchierare con voi di cose di cui di solito non ci occupiamo, se non purtroppo come durante il Covid-19, durante pandemie e eventi particolari. Sì, il problema dei microbi è un problema di carattere globale e si interseca con i cambiamenti climatici. Il primo punto che vorrei, come dire, sottolineare è che la maggior parte dei microbi intanto non è pericolosa per l'uomo. La maggior parte dei microbi, e parliamo di una moltitudine straordinaria, infatti si parla di una invisibile maggioranza del pianeta, svolge ruoli assolutamente essenziali per l'uomo e anche nell'articolo che ricordavi un avviso all'umanità sull'effetto dei cambiamenti climatici sui virus, diciamo attenzione perché
I virus erano qua da prima di noi, anzi erano anche nell'oceano primordiale, sono quelli che hanno permesso anche la costituzione dell'atmosfera e della possibilità per l'uomo di respirare, ma non sono insensibili alle variazioni dell'ambiente e quindi anche alle condizioni che stiamo producendo. Di solito, ecco, non siamo portati per natura a non considerare molto quello che non vediamo e i microbi sono per definizione invisibili, microscopici. Però giocano veramente un ruolo importante. Anche prima accennavate anche all'importanza, no, degli aspetti delle tematiche della salute. Ebbene, sono sempre più numerose le informazioni che abbiamo sulla coesistenza di grandi organismi come noi, con i microrganismi intesi come microbiomi al nostro interno che ci permettono di fare o di vivere meglio. Pensiamo alla cosiddetta flora intestinale. Ebbene, negli oceani tutti questi organismi sostanzialmente permettono, sono il vero motore collettivamente del funzionamento del pianeta. E l'avviso all'umanità riguarda il fatto che i microbi sono molto sensibili ai cambiamenti climatici e possono subire degli scompensi. Ma il vero diciamo, problema per i cambiamenti climatici è per l'uomo, nel senso per la sopravvivenza dell'uomo, cioè i microbi cambieranno, svolgeranno funzioni diverse, si selezioneranno, ma sarà l'uomo a patire le conseguenze e i microbi saranno qua sul pianeta anche dopo di noi se continuiamo ad andare avanti verso un passo, diciamo, dall'estinzione. Dicevi, perché non li abbiamo considerati in passato? Intanto c'è un limite tecnologico. Quando io ero studente all'università, ancora i microbi si facevano prendendo magari campioni d'acqua. Io ero un giovane biologo marino in erba e si cercava di fare su queste piastre di coltivazione e si è scoperto che ogni batterio che si riusciva a contare con queste colonie che si formavano era solo uno su 100.000 di quelli che erano effettivamente presenti nell'ambiente. Da lì a poi si sono esplose, diciamo, le possibilità con gli studi molecolari, con la PCR, cioè la reazione a catena della polimerasi, grazie proprio a sfruttando delle particolari proprietà degli enzimi estratti da batteri profondi ed estremi, si è riuscito a sviluppare quello che adesso è l'esplosione delle scienze della vita, la capacità di sequenziare un genoma, la capacità di capire i segreti della natura, dei geni e quant'altro. Proprio grazie a questa esplosione metodologica, adesso i microbi finalmente sono tenuti più fortemente in considerazione, sia come amici dell'uomo, cioè come motori di processi, ad esempio della decomposizione, la rigenerazione materia organica, la produzione di ossigeno, sia purtroppo anche di malattie e altri problemi. C'è sicuramente stata un sviluppo tecnologico che ha permesso di scoprire, diciamo, di più del mondo microscopico rispetto a quanto non sapevamo prima. Allora, le domande sono due. La prima, in una delle nella conclusione dell'articolo, lei parla anche di una sfida che è quella dello scaling up, no? Cioè, nel momento in cui noi siamo in grado di studiare in laboratorio un microbo e capire meglio come funziona, come riusciamo a fare un salto di livello e portare le conoscenze a livello più, diciamo, della collettività, perché è sempre più chiaro che è la natura, diciamo, sistemica di come i microbi si legano all'ecosistema in cui vivono, no? Quindi, quali sono le sfide tecnologiche? Cioè, proprio a livello operativo, in laboratorio, come si fa questo scaling up dello studio sui microbi? Allora, questa è una domanda veramente importante perché dobbiamo capire che tutti i microbi sono praticamente come tante specie diverse, quindi con delle funzioni diverse, con delle collocazioni diverse e con delle interazioni diverse. La sfida, come dicevi tu, è di due tipi. Uno è intanto censire. Ovvero contare quante specie ci sono e che funzioni hanno. Sembra una cosa banale e non lo è. Noi non abbiamo neanche idea del numero di specie microbiche sul pianeta. Abbiamo solo delle stime sull'abbondanza dei microbi del pianeta per diverse classi e parliamo di 10 alla 30 batteri, di 10 alla 31 virus solo che negli oceani.
La seconda è capire come interagiscono tra di loro e con noi. Tra di loro vuol dire che esistono proprio dei consorzi microbici. Immaginiamo, come dire, una piccola sfera di batteri di una specie che sono circondati da un'altra sfera di batteri di un'altra specie, di un'altra ancora, come una cipolla, e si comunicano tra di loro passandosi i prodotti di trasformazione e arrivando a fare delle cose meravigliose. Ci sono alcuni batteri che sono in grado, anche pare, di contribuire al decadimento di scorie radioattive, altri che sono in grado di produrre o trasformare materie, diciamo, inorganiche in materie organiche senza, ad esempio, fotosintesi clorofilliana, quindi senza bisogno della luce. Altri ancora che creano delle pepite di metalli preziosissimi, depositandoli con un processo loro microbico. L'altra sfida è capire come interagiscono con noi, quindi come interagiscono tra di loro e come interagiscono con noi. Abbiamo fatto l'esempio dei microbiomi, ma soprattutto abbiamo bisogno di capire un processo su scala planetaria, ovvero come queste funzioni siano collegate, quali sono i tamponi che ci sono. Ad esempio, che cosa succede? Parlavamo di cambiamenti climatici, se gli oceani, come sembra, si riscaldano. Cosa avviene con il riscaldamento degli oceani? Cambiano gli equilibri. Ecco, alcuni studi che abbiamo pubblicato proprio in questi ultimi anni, anche su Science Advances, dicono che con il riscaldamento degli oceani aumenterà la parte degli archaea, di quella componente dei procarioti che era sempre stata definita come la più primitiva nell'evoluzione del pianeta e che in realtà svolge un ruolo importantissimo per la produzione di materia organica per chemiosintesi. Ci saranno dei grandi sbilanciamenti. Ecco, quindi ci siamo, da un punto di vista metodologico, siamo a due punti diversi. Diciamo. Una è una prospettiva di analisi sempre più fine, addirittura delle caratteristiche di ogni singola cellula, neanche di una specie di microbi, ogni singola cellula microbica. Studiare cosa fa, come se fosse un individuo, un'entità autonoma. E questo è un effetto zoom, diciamo, di massima definizione. E dall'altro punto, invece, la guardiamo su scala globale, l'interazione a livello dell'intera biosfera, quindi un processo addirittura di tipo completamente olistico, se vogliamo, sia per l'interazione con altre specie, sia per la scala globale. Ecco, la scienza sta un po' divaricando: da un lato va verso questa massima definizione, dall'altro va verso la massima dimensione. Quindi in questo senso forse bisognerebbe superare, mi chiedo, un approccio più, se vuole, a recinti disciplinari ben definiti, perché, come dire, il tema ecosistemico per sua natura sembrerebbe mettere in discussione, no? Una visione della scienza a compartimenti stagni, no? Mentre qua Sì, c'è. questa è proprio è una richiesta chiara della Comunità Europea. Tutti dicono integrare le discipline, approccio olistico, ma lo vediamo anche adesso, cioè pensare di anche solo curare una malattia senza capire se questi batteri vengono da un laboratorio di sintesi, da un'altra specie, da condizioni di contaminazione, eccetera, è follia. E anche la stessa predisposizione degli organismi all'interazione con i microbi cambia in funzione delle caratteristiche ambientali. Pensiamo all'epigenetica, quindi pensare che diciamo, ci siano delle entità separate dall'ambiente o che possano prescindere dalla conoscenza delle altre discipline è semplicemente folle. Un altro dei discorsi che ci interessa incrociare appunto nell'ottica di intersecare le scienze anche con conoscenze di stampo non scientifico, ma più umanistico, sono gli aspetti sociologici e antropologici nella scienza. Io ho cercato in preparazione a questo evento libri di antropologi che studiassero l'oceanografia dal punto di vista dell'antropologo, appunto, cioè le comunità di scienziati come comunità umane con i loro miti, i loro riti, le verità, strutture sociali e il senso che danno alla loro esistenza. Ne ho trovato uno molto interessante, si chiama Alien Ocean di Stefan Heinreich, penso si pronunci così. E che appunto ha passato vari anni partecipando alle conferenze
degli scienziati oceanografi, andando a spedizioni anche in sottomarino e partecipando a vari aspetti della vita quotidiana anche nei centri di ricerca. Questo è un lavoro tra l'altro non raro, che fu iniziato da Bruno Latour negli anni 70-60 e da Harry Collins in tempi ormai antichi, e che si sta diffondendo. E volevo chiedere intanto al professore se conosceva di questi sforzi di comprendere gli scienziati come comunità umana. E poi volevo insomma raccontarvi brevemente una delle tesi di questo libro molto complesso. L'autore sostiene che ci sono sostanzialmente due visioni scontrastanti all'interno della comunità scientifica che studia gli oceani. Da un lato una visione di oceano come un organismo vivente che contiene specie che possono essere preziose, quindi da proteggere, in una visione un po' dell'oceano come, come borsa di risorse per nuovo materiale biologico, quasi alieno in un certo senso, di cui ancora sappiamo poco, e che sarà utile in futuro per produrre farmaci, materiali e rimedi di vario tipo, questa grande calderone della green blue economy. E dall'altro ci sono invece scienziati, comunità e anche conferenze che mettono di più l'enfasi su una visione, possiamo dire, pessimistica di un oceano invece dolente, diciamo, che sta diventando una specie di melma aliena, contenente appunto microbi in grandi quantità, spesso prodotti dalle deiezioni industriali o umane. Penso per esempio a certi avvertimenti del paleontologo Jeremy Jackson, che parla appunto di melma. E quindi sono due versioni, entrambe in un certo senso olistiche, una forse più figlia di Gaia e dall'altra parte invece una figlia di una visione meno ottimistica di Gaia, che farebbero parte del lavoro dell'oceanografo. Quindi chiedevo al professore se sente di concordare con questa lettura e se lui è interessato a questo tipo di sforzo di scienziati delle scienze umanistiche di interpretare dall'interno le comunità scientifiche. Ma è molto divertente questa domanda, in parte perché comunque riflette, come dire, la visione di una scienza come lontana dalla società, e poi perché sviluppa dei dualismi, degli effetti polo che poi non sono sempre così evidenti a mio avviso. Arrivo al punto. Intanto negli ultimi anni, proprio per effetto della comunità europea e di finanziamenti europei, ci sono due grandi tendenze. La prima è quella del open access, cioè tutto accessibile, dati, pubblicazioni devono poter essere disponibili. Se una persona sa l'inglese, quasi tutte le pubblicazioni ormai sono in inglese, tutto quello che viene finanziato in termini di ricerca dalla comunità internazionale è disponibile gratuitamente. E lo sarà sempre di più, diciamo. Ancora ci sono molte riviste che pubblicano dati, diciamo, solo a chi paga, diciamo, gli abbonamenti, e quindi sono accessibili solo una parte, ma in futuro sarà così. Il che accorcia un po' la distanza, un pochino la distanza tra il grande pubblico e la scienza. Il secondo elemento è che la comunità europea, ma adesso tutti gli stati, puntano molto sulla capacità di disseminazione. Cioè lo scienziato non deve scrivere cose solo per comunicare tra pari, ma deve saperle tradurre in un linguaggio a volte anche diciamo iconografico, cioè immagini, il lavoro definito in un unico fumetto che ti spiega, guardandolo in un colpo d'occhio, tutto quello che il significato e il messaggio da portare a casa. E questa capacità di disseminazione, che prima era lasciata un pochettino di più solo a una certa parte del giornalismo scientifico o magari ai filosofi, sta accorciando la distanza tra la scienza e i cittadini, sia perché questi si appassionano, se queste cose vengono tradotte in termini semplici, come sa fare un maestro come, che ne so, Piero Angela, anche ai problemi più complessi,
E sia perché poi quando parliamo di oceanografia, a cui facevi riferimento tu, e quindi di mare, è molto facile innamorarsi per le creature meravigliose, bizzarre, e per, diciamo, l'amore che normalmente si ha per questo pianeta blu che ha dimensioni finite. Arrivando proprio al punto che tu sollecitavi, cioè è vero che si è divisi tra chi lo vede bello, ricco e chi lo vede mimoso, io ti direi di no, nel senso che negli anni, diciamo, nel dopoguerra, negli anni 60, Jacques Cousteau ci aveva messo, diciamo, intanto ci aveva fatto vedere per primo delle immagini meravigliose di posti, come scrittori come Salgari ce le facevano immaginare leggendo dei romanzi, lui ce l'ha fatte vedere, no? Ci ha fatto vedere le bellezze del pianeta blu, ma ci ha anche messo in guardia rispetto alla potenziale capacità distruttiva dell'uomo nei confronti del pianeta blu. Si parlava di mar Mediterraneo morto entro l'anno 2000 e cose di questo tipo. In parte, diciamo, queste informazioni sono servite proprio per acquisire quella coscienza ecologica che poi è partita negli anni 70-80, che ha definito questo livello di maggiore sensibilità e consapevolezza di questo bene, della ricchezza della biodiversità, della necessità di proteggerla, no? E così via. Dall'altro ha anche la consapevolezza delle cose brutte, quindi l'inquinamento, la melma di fango, eccetera. Jeremy Jackson, un ricercatore straordinario, tra l'altro, che ho conosciuto, è venuto diverse volte in Italia, lui metteva con la base di ricostruzioni paleoecologiche in guardia l'umanità rispetto al processo ciclico di estinzioni, in cui in questo caso per la prima volta l'estinzione sarebbe determinata non da un cambiamento climatico di lunghissimo termine o da un impatto di un asteroide o da un evento, ma dall'uomo, dall'effetto antropocene, cioè dalla capacità dell'uomo in pochi anni di fare quello che normalmente sul pianeta veniva in una scala di centinaia di migliaia di anni o di milioni di anni, con la differenza che l'evoluzione della vita, che è partita dal mare, se il cambiamento è molto lento ha tempo di seguirlo, se il cambiamento è brusco come quello che determina l'uomo non ha tempo di seguirlo, non ha tempo di evolversi e quindi semplicemente si estingue in modo brutale. Allora la visione contrappone, diciamo, incoraggia facendo vedere, secondo me almeno, gli scienziati incoraggiano facendo vedere la bellezza e la ricchezza della biodiversità. Ci dicono, guarda, abbiamo negli oceani finora scoperto 250.000 specie, sappiamo che ce ne sono dai 3 agli 8 milioni, questa ricchezza la possiamo perdere, fanno vedere proprio i casi in cui gli effetti, gli impatti fortissimi, gli inquinamenti li possono ridurre, quindi mettono in contrapposizione, come dici tu, il brutto, ma per difendere il bello. L'altra visione che tu dici, secondo me, non è così facilmente coerente con quella della biodiversità, cioè sfruttamento dell'economia del mare e biodiversità non sono così vicine tra di loro. Tant'è vero che le Nazioni Unite hanno deciso che il decennio tra 2021 e 2030 sarà intitolato a una ricerca per lo sviluppo sostenibile degli oceani. Se le Nazioni Unite dicono che il prossimo decennio dovrà essere dedicato allo sviluppo sostenibile, ci stanno dando un messaggio importante, ci stanno dicendo guardate che quello che l'OCSE, quello che le grandi organizzazioni internazionali ci hanno detto, cioè la crescita dell'occupazione del pianeta che stiamo a parlare, ebbene questo non deve avvenire a discapito della capacità del mare di rigenerarsi, dobbiamo farlo solo se in modo sostenibile. Quindi si colgono anche lì le opportunità di sviluppo e di miglioramento della qualità della vita dell'uomo, mangiamo sempre più pesce, eccetera, ma si colgono anche i rischi, ci dicono guarda che i cambiamenti climatici, molte specie saranno messe a rischio, guarda che dobbiamo scegliere che cosa mangiare. Recentemente un documento proprio elaborato dalle accademie scientifiche dei paesi europei ha proprio elaborato un testo, ho partecipato anch'io a questo gruppo di colleghi internazionali dicendo quale sarà il cibo dagli oceani, food from the oceans, nel futuro dei cambiamenti climatici. Che cosa dobbiamo fare per, diciamo, sostenere una crescita demografica che ci sta portando da oltre 7 miliardi presto a 11 miliardi di abitanti, rendendo sostenibile l'impronta ecologica dell'uomo sul pianeta. Ebbene, tutto questo non può non passare dal mare, per molte ragioni, e dalle risorse marine, ma solo se queste vengono utilizzate bene. Allora, la visione
Ecco, si incrocia anche con questi aspetti, però in un modo un po' più a stella che bipolare, no? Ci sono tante punte di una stella che tirano in condizioni diverse, dobbiamo mantenere però la stella, questa stella marina dobbiamo tenerla intera, perché se la tiriamo da una parte strappiamo le zampe, solo che il pianeta non si rigenera come le zampe della stella marina, diciamo, come le braccia, queste più tecnicamente le braccia della stella marina. Beh, rimanendo un po' in questa immagine che alcuni abbracciano e altri no, dell'ambiente marino come un grande essere vivente o meno, io ho una domanda che parte dall'idea di ecosistema che abbiamo, no? Che si basa di fatto sul concetto di omeostasi e sull'idea che un ecosistema necessariamente sia un sistema in grado di trovare un suo stato di equilibrio, comunque di gestire i mutamenti rimanendo in equilibrio, diciamo, questa è un po' la visione. E in un parallelismo con il corpo umano è il sistema immunitario il sistema che ha questo compito, cioè quello di mantenerci, tra virgolette, noi stessi, o almeno nella visione più canonica, l'idea di proteggerci da un agente esterno. E la mia domanda è: si può parlare o esiste un sistema immunitario dell'acqua, cioè dell'ecosistema marino, e quale sarebbe? Sì, è bella questa domanda, perché effettivamente il nostro sistema immunitario ci protegge dalle aggressioni, in particolare dai patogeni. Molto spesso parliamo proprio di microbi tra gli agenti aggressori. E il sistema immunitario del pianeta si chiama biodiversità. Cioè, noi abbiamo capito che nell'evoluzione della vita più specie ci sono e più queste sono in grado di sviluppare delle interazioni articolate tale da stabilizzare il sistema. Quella che tu chiamavi omeostasi, che poi in realtà non esiste in modo completo, ma immaginiamo che il pianeta sia proprio un superorganismo o un ecosistema lo sia. Vede delle interazioni tra organismi. Uno potrebbe dire, no, ma io sono indipendente da qualcos'altro. Beh, proviamo a immaginare l'uomo senza creature viventi, senza vegetali e animali, che cosa mangiamo, ad esempio. No, dipendiamo sia per la nostra crescita e mantenimento, sia per tutti gli equilibri di interazione. Un uomo senza flora microbica, dicevamo, morirebbe immediatamente, magari di dissenteria. Ecco, abbiamo bisogno di una serie di equilibri. Più sono le specie che ci sono e più questi equilibri ci sono sia come effetto preventivo, pensiamo ai probiotici, ebbene, sono sempre dei batteri che prevengono che altri batteri ci attacchino, no? E questo vale per la biodiversità. Ad esempio, anche nel contrasto dei cambiamenti climatici, si è visto che i sistemi che hanno una maggiore biodiversità riescono a sopportare meglio i cambiamenti climatici. Ad esempio, nell'ambiente marino, se ci sono tantissime specie diverse, l'effetto dell'acidificazione, che è uno dei problemi legati all'aumento di anidride carbonica nel pianeta, cioè dei cambiamenti climatici, è meno forte. Se ci sono più specie, l'effetto delle invasioni di specie aliene, quelle preadattate ai cambiamenti climatici, viene contrastato. Insomma, il nostro sistema immunitario è la biodiversità. Magari ci difende qualcosa che noi ancora non conosciamo, d'accordo? E quindi dovrebbe esistere un principio precauzionale rispetto alla conservazione della biodiversità. A volte è qualcosa che stiamo cominciando a mappare in modo molto molto chiaro, e quindi sapere che ci sono delle specie che noi magari pensiamo essere competitive o pericolose per noi, in realtà non è così. Questa grande rete di interazione mantiene la stabilità, a volte con rapporti positivi. In ecologia, ad esempio, la cooperazione, la facilitazione sono rapporti positivi, ma a volte manteniamo l'equilibrio con rapporti di competizione o predazione, perché attenzione, quando anche una componente del sistema esplode, se non c'è niente che la tiene sotto controllo, crea degli sbilanciamenti. Quindi questa capacità di equilibrio viene fatta sia con effetti positivi che aumentano certe componenti e le fanno crescere tutte meglio, sia con effetti negativi che tendono a schiacciarle e mantenerle più stabili nel tempo. Io vorrei fare una domanda, riallacciarmi a questo discorso, per fare una domanda un po' tecnica che va verso un discorso di metodo scientifico. Si è parlato adesso di reti che sono poi reti metaboliche, geniche, ma anche reti ecologiche, diciamo, che vengono per esempio studiate con metodi di high throughput analysis,
tipo il sequenziamento genico e così via, strumenti molto diversi rispetto a quelli di cui parlava il professore prima, delle colture in vitro e in laboratorio. I metodi portano proprio a fare un tipo di scienza diversa. La cultura in laboratorio ti porta a conoscere un sistema in tutte le sue funzioni, ma solo quello, isolandolo in maniera molto riduzionista dal contesto in cui lavora. E queste invece, queste reti, queste mappature, per esempio dei geni espressi o dalle proteine o delle, sono spesso molto complete, però mancano, diciamo, della cultura in vitro, mancano la possibilità di caratterizzare in maniera precisa poi le funzioni metaboliche, per esempio. La domanda che faccio è: queste grandi mappature che sono molto affascinanti, e comunque ogni scienza storicamente nasce dall'elencazione degli oggetti a cui si applica, però questo volume di dati che oggi è possibile ottenere, non rischia, a fronte poi del numero relativo di gruppi che poi possono occuparsi dell'analisi, di sovraffollare di informazione, di conoscenza, o di produrre false correlazioni? Per esempio, questo è un altro tema in statistica: se io ho troppi dati e faccio troppe analisi, osserverò correlazioni tra cose che magari poi dopo in realtà non sono correlate. È una domanda di metodo che però va un po' nella direzione proprio di chiedersi che cosa dovrebbe essere il metodo al tempo di un'ecologia, cioè, se noi dobbiamo integrare sistemi molto molto diversi tra loro e dobbiamo abbandonare il riduzionismo, per cui tagliare un piccolo pezzo di mondo e studiare, sapere tutto di quello, rischiamo però di entrare in un reame in cui, se tutto interagisce con tutto, poi è quasi impossibile conoscere qualcosa di qualcosa. Non so se mi sono spiegato. No, ti sei spiegato molto bene, e anzi, quello che hai detto offre lo spunto per una serie di riflessioni abbastanza complessa. In primo luogo, il sequenziamento massivo, like throughput sequencing, produce, quello che dicevi tu, una enorme quantità di dati. Infatti parliamo adesso di problemi di gestione dei big data, che non sono solo quelli dei cellulari, ma sono anche quelli delle informazioni genetiche. Noi abbiamo messo molti anni per sequenziare il genoma umano, e vi ricorderete, credo all'epoca di Bill Clinton addirittura, che diventa un patrimonio dell'umanità. Tuttavia, il genoma umano non è il genoma di tutti gli umani, è di un uomo. Noi adesso però possiamo fare il genoma mio o il genoma tuo in pochi giorni, perché abbiamo un aumento della capacità di sequenziamento straordinario. Che cosa ci servono questi dati? Non so a quanto ci possa servire. Cioè, da un lato moltissimo, perché io sequenzo il DNA di un organismo o il suo RNA e lo divido, lo spacchetto, e quindi ho in qualche modo tutti i suoi elementi costitutivi. Poi con dei programmi di bioinformatica li rimetto assieme e dico: guarda, questi sono i geni, se ci sono questi geni potrebbero fare queste attività, però mi sono perso qualcosa. Io è come se leggessi le pagine di un libro, che sono il nostro codice genetico, e mi immaginassi che cos'è, ma io non lo vedo. Insomma, la differenza tra genotipo e fenotipo rimane quella, nel senso che il nostro genoma può essere tante cose, ma se tu leggi il mio genoma, tutta la sequenza del mio DNA, non mi vedi, non sai come sono fatto, non riesci a capire la mia forma e forse neanche esattamente quello che funziona. Sai perché non lo fai? Primo, perché noi non sappiamo quali sono i geni che si attivano, se ne conosciamo ancora una piccola parte, e secondo, perché noi siamo cose diverse in funzione della nostra interazione con l'ambiente. Si chiama epigenetica ed è una delle grandi esplosioni, diciamo, della ricerca contemporanea. In poche parole, se io e tu fossimo due gemelli geneticamente identici ma cresciuti uno nello spazio e uno sott'acqua, saremmo, appariremmo e faremmo e saremmo completamente diversi, sia in termini di fenotipo che di funzione. Allora, quello che voglio dire è che non basta avere i mattoni o un progetto per vedere come sarà realizzata l'opera completa o per vedere come funzionerà, sia perché ci sono gli incidenti di cantiere, sia perché ci sono delle modifiche in corso d'opera, sia perché un mattone non fa una chiesa o una scuola necessariamente, o ne identifica a priori una funzione.
Quindi siamo di fronte, come dicevi tu, a un grande inghippo, sia perché da un lato cominciamo ad avere tantissimi dati ma difficoltà a metterli assieme, perché quello che dicevi tu è vero, noi quando spacchettiamo tutto e lo tagliamo a piccoli pezzi, poi il programma cerca di ricostruire dalle lettere alle parole, dalle parole ai libri, se ogni libro è un gene, poi dalla biblioteca chi sei tu, ma può sbagliarsi, fare delle cosette chimere, attaccare una parola all'altra e mettere due pezzi di un libro che sarebbero appartenenti, diciamo, a biblioteche diverse insieme, perché noi non stiamo facendo solo studi di genomica, cioè io prendo il mio genoma e lo sequenzio, basta sangue o qualunque tessuto, no, noi andiamo addirittura nell'ambiente, prendiamo un secchio d'acqua, dentro ci sono probabilmente 100.000 specie, tra microbi e organismi multicellulari, frulliamo tutto, e andiamo a sequenziare, addirittura possiamo sequenziare, e questo avviene sempre di più e consapevolmente, DNA cosiddetto ambientale, cioè DNA di organismi morti o magari solo deiezioni di un altro organismo che sono in quel momento lì anche se non c'è l'organismo, e noi mettiamo tutto assieme. Allora, come dicevo, questo grande potere di analisi può essere rivolto alla sapere universale, ma senza poi riuscire a connotarlo in modo preciso, o anche a un solo organismo sapendo tutto di quello ma non sapendo che cosa farà effettivamente, perché scopriamo solo delle potenzialità. Questa è una delle grandi incertezze della scienza contemporanea, che sono ancora più estremizzate negli oceani, sia perché sono ambienti che conosciamo di meno, sia perché sono più diversi, sia perché sono più estremi. Insomma, gli oceani sono forse una vera e propria frontiera da questo punto di vista, anche perché contengono probabilmente la maggior parte dei geni del pianeta. Molto interessante questi temi, soprattutto perché, come dire, aprono un po' la questione che come può lo scienziato rimanere, cioè l'obiettivo, diciamo, alla fine dello scienziato dovrebbe in teoria essere quello predittivo. Cioè la capacità di fare un modello anche a partire dai dati o prendendo ispirazione dalle osservazioni in laboratorio, ma poi cercare di costruire un modello pur nella soggettività che questa operazione comporta e anche nell'idealizzazione che è in qualche modo necessaria. E in quell'approccio olistico a cui si faceva riferimento prima, che è un po' una tendenza che mi sembra di ritrovare in tante discipline, perché l'anno scorso, ad esempio, abbiamo incontrato Scott Gilbert, che è un altro microbiologo, che proprio sottolineava come anche in biologia la tendenza è proprio quella olistica, per cui la microbiologia, se il paradigma dominante era stato la genetica per molto tempo, adesso c'è più un'attenzione alla microbiologia in senso più ecosistemico, no? È chiaro che questo è critico per il ruolo dello scienziato, anche per il ruolo, se vogliamo, sociale che lo scienziato ha acquisito nel tempo, che è un po' quello di portatore di verità, anche se non è necessariamente quello che lo scienziato vorrebbe avere, ed è anzi piuttosto problematico, si è visto anche negli ultimi tempi. Però rimane il fatto che l'obiettivo, comunque, probabilmente una delle sfide è proprio quella di mettere insieme un approccio sempre più sistemico e olistico con il bisogno di essere predittivi in qualche modo, no? Stavo prendendo appunti proprio perché la tentazione era quella di risponderti di getto, ma ho resistito. Intanto, quando tu parli di fare delle previsioni, di essere predittivi, la prima cosa che mi viene in mente è quella di una sorta di sindrome di Icaro, la definirei. Non so se esista questa sindrome, ma per me è una cosa così, nel senso che la società, l'uomo da sempre, prima con la sfera di cristallo o con le carte, poi con la scienza, cerca di capire quale sarà il suo destino. Vogliamo sapere il futuro. Perché vogliamo sapere il futuro? Perché abbiamo paura e quindi vogliamo sapere prima che cosa ci aspetta, qualunque cosa sia. Allora, la notizia è questa: noi non riusciamo in nessun modo a prevedere mai nulla, e non è che te lo dico io, è così, e anche il modellista più bravo
non potrà che confermarti che qualunque modello potrà fare qualunque previsione, ma un modello dipende sempre dalle informazioni che gli metti dentro. E le informazioni che gli metti dentro devono essere precise e accurate, però non sono costanti nel tempo. E un'evidenza assoluta di questo è data dal fatto che tu, pur avendo la rete di osservazione più completa del mondo che quella meteorologica, e pur sapendo che si tratta solo di variabili fisiche, noi non riusciamo ancora a prevedere con certezza il tempo a distanza maggiore di qualche ora, se non con dei margini di incertezza che sono simili a quelli di Bernacca, se voi siete giovani, ma io mi ricordo ancora quando ero bambino che Bernacca, che dicevi sì, col 50% delle possibilità piove, 50% delle possibilità piove. Eppure stiamo parlando di variabili fisiche. Quando introduciamo l'elemento vita, che non è, come dire, di poco conto, ed entriamo nelle dinamiche di interazioni ecologiche di cui si parla prima, per non parlare di quelle sociologiche e psicologiche, ogni elemento predittivo è una vera e propria illusione. Allora, lo scienziato che però si presta, sedotto dalla richiesta, diciamo, politica, gestionale, culturale, di dare e fare delle previsioni, secondo me è come Icaro, cioè cerca di arrivare al sole, si sciolgono le ali e cade miseramente. E la vediamo anche adesso, diciamo, con un sforzo globale, anche problematiche in quella della pandemia, non riescono ad avere delle previsioni realistiche. Solo a luglio pensavamo, c'erano degli ricercatori che dicevano che il virus era indebolito, la pandemia è finita, eccetera, eccetera. Stiamo andando verso una seconda ondata, prevedibile dai modelli, ma non sapevamo né come, né quando, né con che elementi scatenanti, né con quale dinamiche geografiche. La natura è così, e non è che con questo ci si deve arrendere. L'uomo deve capire semplicemente che lo scienziato non è un supereroe, neanche un superuomo, deve essere molto chiaro, e neanche un portatore di verità, come dicevi tu. La ricerca è una ricerca di approssimazione alla verità per una serie di trials and errors, cioè una serie di errori successivi. Tant'è vero che anche l'errore costruisce una verità sapendo che cosa è sbagliato. E anche nel processo di formazione, diciamo, della cultura, si parlava prima di comunità scientifiche, no? Che cosa fanno, secondo i paradigmi, eccetera. Kuhn stesso lo diceva, no? Gli scienziati secondo i paradigmi finché non ha, e quindi ci credono, ma il paradigma è qualcosa che non è provato, sino a che non accumulano una sufficiente quantità di informazione contraria, che prima pensano che siano errori, casualità, no? E poi alla fine sono così tanti questi errori di casualità che ti portano a una nuova teoria che è molto più ampia della precedente e che va a confutare anche precedenti credenze. Ecco, rispetto alle credenze popolari, gli scienziati, nella loro limitata conoscenza della fenomenologia del presente, accettano dei paradigmi. E poi man mano i più coraggiosi vanno a sfidarli con gli strumenti che hanno a disposizione, che sono sempre di più. Ma ecco, questo è il problema, richiedono sempre maggiore specializzazione, ecco perché l'approccio olistico adesso richiede una vera interdisciplinarietà, ed ecco perché veramente occasioni come queste di discutere a più livelli, no? Passando a un punto, diciamo, puramente scientifico, ma anche delle diverse branche delle discipline, no? Fisica, chimica, geologia, biologia, medicina e quant'altro, poi antropologia, storia, filosofia, è un arricchimento, ma anche una necessità per capire meglio certe cose. Quindi nessuna verità, è una ricerca, nessun portatore di verità, ma una ricerca progressiva di verità, anche con errori. Bene, questi sono tutti consigli che noi, anche come gruppo Estemporanea presso il Festival Letteratura, accetteremo volentieri. Ci sarebbero state tante altre cose di cui avremmo voluto parlare, arricchendo ulteriormente i campi, la fantascienza, la letteratura, le specie aliene e così via. Purtroppo però il tempo la maggior parte di specie aliene riportate nei film e nella cinematografia vengono dal mare. Tutti gli alieni sono larve di piccoli organismi. Alien per primo è un organismo marino moltiplicato in dimensioni, che siano larve di un riccio, che siano crostacei abissali, hanno rubato un sacco di idee, perché la fantasia della natura è straordinaria.